Il caso di Condi Cunningham è conosciuto negli Stati Uniti come Girl on Fire e riguarda molte apparizioni del fantasma di una giovane ragazza che morì bruciata viva presso l'Università di Montevallo, in Alabama. Era il 1908 e l'istituto era ancora noto con il nome di Alabama Girls Industrial School e Condi Cunningham era una delle sue studentesse, la quale, oltre a frequentarlo, ci viveva anche. La sua camera era al quarto piano del residence studentesco e la condivideva con altre due ragazze. Era una notte di settembre e Condi e le sue amiche decisero di fare la cioccolata calda nella loro stanza. Sapevano che era contro le regole cucinare nelle camere, ma Condi aveva da poco ricevuto come regalo per il suo 17° compleanno un fornelletto da campeggio ed era curiosa di provarlo insieme alle amiche. Era poco prima di mezzanotte e tutte le ragazze erano sedute sul letto di Condi, in camicia da notte, quando, probabilmente, un movimento goffo fece rovesciare accidentalmente il bruciatore. Il letto prese immediatamente fuoco e subito dopo anche la camicia da notte di Condi. La ragazza si fece prendere dal panico, corse nel corridoio gridando aiuto, cercando di spegnere le fiamme. La ragazza, in preda alla paura e al dolore sempre più straziante, correva avanti e indietro per il corridoio, chiedendo aiuto, ma più correva e più il fuoco si alimentava, consumando completamente il suo corpo. Le sue amiche e le ragazze del piano poterono solo guardare con orrore come la ragazza bruciava, fino all'inevitabile collasso e morte. Il suo corpo venne spento diversi minuti dopo dal personale della struttura, ma ne rimase solo un ammasso carbonizzato. Tutti gli studenti che frequentano l'istituto e che hanno dormito lì hanno riferito che da quel giorno a quel piano spesso si sentono urla agghiaccianti di una ragazza echeggiare attraverso i corridoi, e di notte spesso è possibile sentire dei passi per il corridoio, anche se in realtà nei corridoi non c'è nessuno. E nei corridoi è anche possibile sentire la voce di una ragazza che piange e chiede aiuto. Una ragazza che ha alloggiato nella vecchia stanza di Condi ha affermato che una notte venne svegliata da strani rumori fuori dalla porta. Quando aprì la porta rimase scioccata. Vide infatti l'apparizione di una ragazza in fiamme che correva lungo il corridoio. Il suo corpo bruciato e annerito ardeva come un tizzone e sembrava una torcia umana. La ragazza, spaventata, chiuse la porta, si voltò e vide il suo letto in fiamme. Scappò in corridoio urlando, ma la torcia umana era svanita, così come le fiamme sul suo letto. La mattina dopo lasciò il dormitorio dell'università e non ci tornò più. Ma l'evento più strano che è accaduto è quello successo alla porta della vecchia stanza di Condi. Alcuni giorni dopo la morte della ragazza, le sue amiche dissero di aver visto l'immagine del volto di Condi apparire sulla superficie della porta. Il dirigente scolastico, per mettere la parola fine su tutta la questione, fece sostituire tutta la camera, compresa la porta. Ma a quanto pare il volto di Condi ha cominciato a comparire anche sulla nuova porta. La porta negli anni è stata sostituita diverse volte, ma ogni volta appariva l'immagine di un volto femminile. Oggi la stanza di Condi è chiusa agli studenti e viene utilizzata come magazzino. Gli studenti dell'università sono ancora restii ad accettare una camera al quarto piano e i pochi temerari che l'accettano giurano che le porte delle loro camere spesso si aprano e si chiudano da sole. E voi che cosa ne pensate di questa storia? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video. Ciao!